finale che riguarda due categorie, danza e strumento musicale classic. Anche in questa puntata i ragazzi sono sette, perché come ho ricordato nella puntata precedente, nello strumento musicale classic c'è stato un pari merito e quindi invece di tre ne sono passati in sette. Adesso io farei un bel primo piano su ogni concorrente, iniziando dalla danza con Chiara Serago. Seconda concorrente della danza, Laura Esposito. Proseguiamo con Alexia Ricchi. Mentre alla mia sinistra, la categoria strumento musicale classic, Giulio Tavaniello. A vantare il suo pubblico, Giulio, eh? Mentre da Campomarino, Michele Perlino. Subito dopo Fabrizio Di Scienza. E concludiamo la categoria con Giorgio Eliseo. Ecco, se possiamo inquadrare meglio Giorgio, vediamo che ha un gomito infortunato. Giorgio, allora ci dici che ti è successo? Ho preso una lussazione. Una lussazione, quindi volevo dire al pubblico a casa, per questa puntata manderemo in onda una registrazione perché Giorgio aveva pensato di portare il brano assegnato dalla giuria, sperando bene che riesca poi a portarne un altro per la finalissima di sabato 22 giugno. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo pure ricordare che il televoto già è aperto, quindi potete votare al numero 899-0303-39. Seguite tutte le intuizioni, votate per il concorrente preferito. Adesso sì, presentiamo la giuria, iniziando sempre con il nostro direttore artistico Gianluca Greco. Buonasera Gianluca. Ciao Gianluca. Sì, ragazzi. E anche con noi Pasquale Farinacci, violinista e docente di strumento. Buonasera. Buonasera a tutti, in bocca al lupo ai ragazzi. E anche con noi Francesca Sara Spallone, danzatrice, docente di danza e coreografa. Buonasera. Ciao Francesca. In bocca al lupo ai concorrenti. Con noi pure Roberto Sacchetti, il nostro docente esperto di teatro. Buonasera. Buonasera. E concludiamo con Aida Mastrodonato, sovrano e docente di canto. Buonasera. Ciao Aida. Io volevo aggiungere una piccola cosa. Nella scorsa puntata abbiamo visto Pasquale all'opera, abbiamo visto un suo video e complimenti Pasquale. Volevo chiederti in che occasione, in che contesto eravamo. Questo era un concerto fatto con l'orchestra del Molise all'ex Gil, quella struttura che è stata non da molto ripristinata. E io ho suonato le quattro stagioni di Piazzolla nella versione per violini e archi fatta da un arrangiatore russo, per un grande violinista russo che si chiama Gidon Kremer. E niente che dire, che la musica di Piazzolla è sempre molto molto gradevole, perché parte dalla musica popolare e però è arricchita da da tante citazioni, dal jazz, dalla musica barocca alla musica atonale contemporanea. Piazzolla era una delle figure più importanti del Novecento, perché ha saputo portare il tango dalla strada alla sala da concerto. Quindi è un programma molto piacevole da ascoltare, sia per un pubblico generico che per, diciamo così, gli addetti ai lavori. La prossima volta ti vogliamo vedere dal vivo. Con piacere. E avremo delle sorprese per la finalissima. Ci possa essere occasione. D'accordo, grazie ragazzi, voi vi potete accomodare. Noi iniziamo subito con la prima concorrente di questa sera, che si chiama Chiara Serago, però prima dobbiamo far vedere il suo master, perché Chiara, come anche la scorsa puntata, ha avuto questa lezione con il professor Sacchetti, quindi vediamo. Prendete le forbici, scegliete nel giornale un articolo della lunghezza che desiderate per la vostra poesia, ritagliate l'articolo, ritagliate, capito? Con questi tempi, ogni frase ha un suo tempo e una pausa. Perché la gente deve fare quello che tu gli dici di fare, no? Prendete un giornale e l'altro lo prendono. E mima nello stesso tempo. Hai fatto bene, però con le pause devi fare. Prendete un giornale,
Prendete le forbici, scegliete nel giornale l'articolo della lunghezza che desiderate per la vostra poesia. Ritagliate l'articolo, ritagliate poi accuratamente ognuna delle parole che compongono l'articolo e mettetele in un sacco. Agitate delicatamente, tirate fuori un ritaglio dopo l'altro disponendoli nell'ordine in cui sono usciti dal sacco. Copiatele scrupolosamente, la poesia vi assomiglierà. Ed eccovi divenuto uno scrittore infinitamente originale. Nel finale ti sei dimenticata di fare le pause. La poesia, parti da lì, la poesia vi assomiglierà. Pausa. Ed ecco, capito? Alla fine c'è la sentenza. La poesia vi assomiglierà. Ed eccovi divenuto uno scrittore infinitamente originale e di squisita sensibilità, benché incompreso dal volgo. La poesia vi assomiglierà. Ed eccovi divenuto uno scrittore infinitamente originale e di squisita sensibilità, benché incompreso dal volgo. Brava Chiara. Però sentiamo il commento dal professor Sacchetti. Mi impallano. Non posso parlare. Sì, sono ripreso. Buonasera. Pensavo di non essere ripreso. Ma è quella, tradimento, questa. E come avete notato, sull'ultima ha fatto tale e quale nonostante la mia correzione. Ci sono questi incidenti del mestiere, però è brava, ha fatto molto bene. Questo era un testo di Tristan Tzara, un dadaista, che si diverte a immaginare, appunto, mettere insieme delle parole a caso. Infatti il movimento Dada poi nacque proprio sulla casualità, contro una società per bene, per benista. Loro protestavano con questa loro forma di trasgressione, e lei si è trovata a leggere questo testo che era un po' più adatto a quelli più piccoli, e brava Chiara, complimenti. Dall'abbigliamento vediamo sicuramente un pezzo classico, giusto Paquita, se non sbaglio? Sì, Paquita. Allora, prendi la tua posizione, ti lasciamo noi il noi ricordiamo pacco. Al pubblico di casa che lo codice di Chiara è lo 01, quindi mi raccomando 899-0303-39. Chiara. Vieni qui in mezzo, la facciamo un po' respirare e chiediamo subito un parere tecnico alla nostra Francesca. Ok,
Allora, Chiara, prima di tutto, brava, perché comunque ricordiamo una cosa anche agli spettatori a casa. Per quanto riguarda lo strumento musicale, il canto e magari altre discipline, è magari normale esibirsi da soli a 12, 13, 14 anni. Invece per le ballerine vorrei spezzare in genere una lancia a favore di tutte le danzatrici, tutti i danzatori che si sono esibiti. Di solito a questa età ci si esibisce ancora usualmente in gruppo, quindi non siete ancora abituati ad avere tutti gli occhi, tutto il pubblico, tutta l'attenzione su di voi, quindi per prima cosa brava ancora per questo, perché hai eseguito comunque tanti assoli durante questo concorso e sei stata sempre abbastanza precisa. Allora, a me piaci molto, ti ho già detto tante volte che tu hai quello che io definisco il corpo che parla, cioè hai in generale già una tua corporeità molto adatta alla danza, in particolare per come ti vedo io alla danza classica. Questo non so se poi rientra effettivamente anche nei tuoi gusti, no? Sì. E mi piace molto la fluidità che hai in alcuni movimenti, la dolcezza che è emersa bene poi dalla scelta di questa variazione. Ho notato che alcuni atterraggi, gli atterraggi dei salti, erano stati curati, si sentiva che erano più silenziosi rispetto ad altre esecuzioni che hai fatto. In alcuni casi devi mettere maggiore cura nel lavoro dei piedi e delle gambe, questa è una cosa che consoliderai andando avanti con lo studio. Per esempio i suvressù, vedendoli da questa angolazione, erano leggermente aperti, invece magari dovresti raccogliere meglio la posizione dei due piedi, curare maggiormente la rotazione simmetrica delle due gambe, quindi il giro in fuori che è la caratteristica della danza classica. In alcuni momenti eri molto intensa con il viso, infatti stavamo notando anche che ti abbiamo visto più presa rispetto ad altre volte, qualche volta invece c'è stato un attimo di tensione in cui magari hai fatto una piccola smorfia o, o qualcosa che andrebbe evitato. In generale comunque sì, sei andata abbastanza bene, hai delle bellissime capacità, una grande musicalità e delle potenzialità molto, sicuramente molto evidenti. Devi comunque continuare a studiare tantissimo, perché non si è mai arrivati e voi siete veramente appena appena partite, anche se già tanti anni che studiate, adesso cominciate a raccogliere i primi frutti del vostro lavoro. E io non ho nient'altro da dire se non ancora brava, e ci vediamo alla finalissima. Bene, tanti complimenti anche da Francesca, quindi Carina, dobbiamo ricordare al pubblico a casa il codice. Sì, al pubblico di casa, se la volete vedere in finale, perché già stiamo nella finalissima, però in finale già del 22, dovete fare il numero 899-0303-39, digitate il suo codice che è lo 01, quindi vi raccomando, votatela. Grazie Chiara, ti puoi applauso accomodare. Per Chiara. E con questo applauso accogliamo qua a Laura Esposito. Vieni Laura. Anche lei abbigliamento classico. Quindi ha scelto di portare il brano assegnato sì, dalla giuria. Sì, la variazione giuria. Del Corsaro. E invece per il 22 una sorpresa o hai ancora, qualche idea? Ancora non lo so. D'accordo, dobbiamo dire che Laura non c'era il giorno della lezione con Roberto, quindi vedremo direttamente la sua esibizione. Prendi il posto. Pubblico, a voi Laura.
Brava Laura, dobbiamo dire che questo non è un pavimento facile per le ballerine, si scivola molto e fa anche tanto caldo. Francesca. Infatti alcuni piccoli inconvenienti che hanno avuto i danzatori durante l'anno sono dovuti molto spesso proprio appunto all'umidità che si sviluppa in questo ambiente, oppure al pavimento che, per quanto splendido, non è, diciamo, grezzo come si dovrebbe usare nella danza. Allora Laura, una bella esibizione anche questa volta, c'è stato qualche piccolo movimento in cui hai avuto dei cedimenti, però nulla di particolarmente grave. Ho sentito molto bene il suono quando hai fatto i salti battuti, perché oltre al tintinnare dei tuoi campanellini si è sentito proprio il rumore delle cosce, quindi la battuta che veniva fatta con il muscolo e non con il piede. Questa è una correzione importante che abbiamo fatto alla masterclass, vedo che ne hai fatto tesoro. Ma abbastanza belli gli arabesque, secondo me poi spingere ancora di più, anche l'altra volta l'avevo visto in Chiara, negli arabesque dovete avere coraggio, dovete buttarvi, non dovete avere paura di cadere all'indietro, quindi spingere avanti sia il busto che proprio la parte superiore delle spalle, allungare anche lo sguardo sulla mano. Ho visto che hai messo più pirouette rispetto all'altra volta che hai presentato questa variazione e mi è piaciuto molto come ti sei resa un po' più orientaleggiante, un po' più odalisca su quel piccolo passaggio con le spalle e con i piedi che viene preso proprio dalle danze orientali ed è introdotto in questa variazione classica. Belli anche gli scatti di testa e sì, in generale una buona esibizione. Quindi anche con te ci vediamo alla finalissima. Perché dobbiamo ricordare al pubblico a casa, sì, il tuo codice. Sì, al pubblico gli è piaciuta l'esibizione di Laura Esposito. Quindi vi raccomando, il numero è 899-0303-39 e il suo codice è lo 02. Votate. Grazie Laura. Passiamo alla terza concorrente. Sì, dillo tu perché l'ultima ho finalista, problema con il cognome. L'ultima finalista della danza, lei si chiama Alexia Ricchi. Eccola qui, quella qua, la nostra piccolina. Dice Alexia, un pezzo moderno, vero? Sì. Però anche tu hai avuto la lezione col professor Sacchetti, vogliamo vedere qual è la lettura che ti è stata assegnata, vediamo. Le mani, mi raccomando, faccela vedere questa cosa. Tu vedi lei. Per fare una poesia dadaista, prendete un giornale, prendete le forbici, scegliete nel giornale un articolo della lunghezza che desiderate per la vostra poesia. Ritagliate l'articolo, ritagliate poi accuratamente ognuna delle parole che compongono l'articolo e mettetele in un sacco. Agitate delicatamente, tirate poi fuori un ritaglio dopo l'altro, disponendoli nell'ordine in cui sono usciti dal sacco. Copiate scrupolosamente, la poesia vi assomiglierà. Ed eccovi divenuto uno scrittore infinitamente originale e di squisita sensibilità, benché incompreso dal vulgo. Ok, concentrati, volume alla voce perché tu ce l'hai sottile, cerca di alzarla bene. Appena li hanno deposti sulle plance, questi re dell'azzurro, maldestri e impacciati, abbandonano pietosamente le grandi ali bianche come remi trascinati ai loro fianchi. Quando parli dell'albatro, devi sempre farci immaginare il cielo, l'azzurro, le ali grandi, così. Quindi alza lo sguardo un momento dalla lettura e fai così, capito? Ispirati di un equipaggio, catturano degli albatri, vasti uccelli, ecco. Falli vedere questi uccelli che stanno nel cielo, così, vasti uccelli del mare. Lo leggi prima e poi lo puoi dire. Spesso, per divertirsi, gli uomini di un equipaggio catturano degli albatri, vasti uccelli del mare, che seguono indolenti compagni di viaggio la nave scivolante sugli abissi amari. Questo era il master di Alexia. Io chiederei quindi al professor Sacchetti qualcosa sulla sua lettura. Il provino l'ho fatto più io che Alexia. Almeno nella registrazione, e, era impegnata in due cose, come hai visto. Una era quella dell'altra danzatrice, e poi questa invece era l'albatro di Baudelaire, che è l'immagine di un poeta, che è come l'albatro, che quando è in cielo è libero e non dipende da nessuno. Quando si trova sulla tolda della nave lo prendono in giro
perché quello non è il suo ambiente è l'azzurro, laddove può guardare tutti dall'alto e dimostrare le sue qualità. E così è quando danzi tu, no? Ti devi sentire in un altro mondo, in un'altra dimensione. E pensavo respirassi questa atmosfera mentre recitavi l'albatro. Nelle prossime farai ancora meglio. E comunque lei è candida, pura, piccolina e ancora presto per recitare bene l'albatro di Baudelaire. Grazie Roberto, allora non resta che guardare la tua performance. Pubblico, a voi Alexia. Si divertiva tantissimo quando ha cambiato il genere della musica. Ti piace di più questo genere? Sì, però anche la danza classica mi piace. Ah, ok, no, perché ha cambiato proprio volto quando è iniziato la musica più movimentata. Non è vero, Francesca? Sì, anche secondo me, a dispetto poi dell'aspetto fisico che tante volte inganna, no? Perché uno vede comunque una ragazzina con una corporatura così proprio proporzionata al classico, con una muscolatura già pronta, pensa proprio, e invece poi c'è un'energia completamente, completamente diversa. Io, avendo visto Alexia varie volte, adesso posso dire con più sicurezza che sicuramente il moderno è proprio il linguaggio che ti appartiene di più, proprio come potenzialità espressiva. Ho visto delle belle dinamiche, nella prima parte appunto era più espressivo il corpo del viso, forse proprio per il tuo gusto, e ho visto che molti elementi che c'erano anche le altre volte sono stati comunque riproposti meglio, curati, tutte le preacrobatiche erano molto più pulite, ho visto sempre che i piedi erano stesi, si vede che ci hai lavorato, ci hai pensato. Gli scene anche erano fatti abbastanza bene, con lo scatto di testa pulito e tanta vivacità, tanta appunto energia, e
sicuramente anche in te delle grandissime potenzialità da sviluppare, quindi continua sempre a studiare, fai tantissimo, non ti risparmiare perché hai veramente la possibilità di fare tanto. Io ti faccio i miei complimenti e ci vediamo alla finalissima. Grazie. Brava Alexia. Ricordiamo al pubblico a casa anche il codice di Alexia e il numero, ovviamente. È lo numero 03, quindi è il numero per chiamare, è lo 899-0303-39. Quindi come tutte e tre concorrenti sono stati di campo basso, quindi il campo basso si deve dividere per votare la che più le è piaciuto. Quindi 899-0303-39, ricorda il codice che è lo 03. Quindi votatela, votatela, votatela. Io chiederei di far alzare anche le altre due finaliste della danza. E volevo un commento su questa finale. Gianluca. Allora, devo dire, benché assimilabili in classico e moderno, io ci vedo addirittura tre diversi stili. Non so se mi sto spingendo troppo nel tecnicismo, non lo so, poi mi correggerà Francesca se sbaglio. Vedo veramente tre tipologie di ballerine alla fine, no? Voi siete in finalissima tutte e tre, chiaramente, siamo contenti di questo. Alla fine verrete premiati tutte e tre, perché voglio dire, i premi sono tre. Una di voi vincerà e in questo momento mi sento di dire che le carte in regola ce le avete tutte e tre. Quindi vediamo, in bocca al lupo davvero. In bocca al lupo ragazze, sarà dura. Grazie ragazze, vi potete sedere. Noi comunque ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Restate con noi. Bentornati in studio. Abbiamo appena visto le tre finaliste della danza, adesso passiamo alla categoria strumento musicale classica. Iniziamo da Giulio Tavaniello. Siamo il pubblico da Giulio, fatti sentire! Si è portato Fossalti indietro! Ha fatto benissimo! Anche Giulio ha avuto delle letture col professor Sacchetti, vediamo! Teniamo bene a mente i segni lasciati da questo sandalo. Ma le orme ci allontanano in direzione della ghiaia. Sei un testone, Azzo. Tu scarti la possibilità che l'uomo camminasse indietro, trascinando il corpo. Allora, come glielo dici, sei un testone, Azzo? Sei un testone. Più una cosa credibile. Sei un testone, Azzo. Sei un testone, Azzo. Tu scarti la possibilità che l'uomo camminasse indietro, trascinando il corpo. Voi intendete che si è suicidato? Sì, perché uno dovrebbe arrampicarsi lassù di notte durante un uragano? Non certo per ammirare il paesaggio. Potrebbe essere stato assassinato, maestro. Soffrivano, gemevano, si ficcavano l'un l'altro i gomiti nei fianchi. E ecco, come si ficcano i gomiti nei fianchi? Così. Soffrivano, gemevano, si ficcavano tutti l'un l'altro gli gomiti. Che sgomitavano, no? Facevano là, cioè, guarda questo. No, se li mettevano in tasca. No, no, guarda questa, guarda quella. No, quella è più bella quella, no, quell'altra. Ah, capito? Ho capito. Essi sentono il terribile e soave lamento con cui ella, nella camera accanto, li rende i padri di un bimbo perfetto. Ma le carrette hanno sciolto le loro ruote e l'autobus riprende il viaggio, portando con sé la ragazza che, dopo un'intera vita vissuta abbastanza felicemente con ciascuno di essi, non lascia nemmeno per un istante gli occhi su di loro e continua a guardare tutto quello che le capita davanti. Abbiamo visto due brani, uno in coppia con Fabrizio Di Scienza e l'altra lettura da solo. Sì. Roberto, qualche appunto da fare a Giulio? Suona un po' meglio di come recita. Poi ho visto i fans che c'ha, maschi, femmine, ci sono due ragazze che sono arrivate solo adesso che lui suona. Sì. Appositamente per lui. Quindi solo per lui. E per quanto riguarda quello che abbiamo visto, erano due brani, uno preso sempre dal nome della rosa, come abbiamo visto la volta precedente, e lui era Guglielmo da Baskerville, il povero Guglielmo da Baskerville, che indagava e spiegava al povero Azzo come andavano interpretati certi segni sulla neve,
per capire chi fosse l'assassino e come fossero andate le cose, insomma. E nell'altro invece era un passo di Vitaliano Brancati in cui pensavo che lui potesse essere ben protagonista, visto il clan che frequenta, e dove ci sono tre siciliani che si danno di gomito perché vedono delle belle ragazze e uno dice all'altro: guarda là, quella è bella, quella no, bella quell'altra, insomma. E alla fine, insomma, il provino l'ho fatto io, come lo sto rifacendo in questo momento. E quello comunque è un brano simpatico, in un minuto ve lo vorrei descrivere, perché Brancati è veramente straordinario. Immaginano tre amici che si trovano a Roma, vedono una ragazza che sale su un tram, erano gli anni 29, 30, e stanno lì vicino proprio per notare che si scopra una caviglia o un polpaccio di questa ragazza mentre sale sul tram. Questa si gira verso di loro, ma non guarda loro, e ciascuno di loro tre pensa che quello sguardo finisca su uno di loro. E immaginano con lei tutto un fidanzamento, una vita, un matrimonio, addirittura anche di procreare con lei, fino a che il tram riparte e questa ragazza se ne va con il suo sguardo distratto che non li ha mai considerati, capito Tavariello? Giulia, avevi colto il senso? Capito, l'avevo capito. E la recitazione? Il problema sì, è un altro. Io direi che se non è andato bene nel mater, sentiamolo suonare, Samantha. Vediamo, sicuramente, però vediamo, volevo sapere l'ottimo, quale brano. L'ottimo chitarrista e discreto attore Tavaniello. Discreto. Giulio, tu potevi scegliere tra il brano assegnato dalla giuria, sì, o un altro. Qual hai scelto? Il brano assegnato dalla giuria. Il brano assegnato dai giurati, quindi Villa Lobos, giusto? Giusto. Allora facciamo un grosso applauso a Giulio. Il pubblico di Giulio, per voi di casa, Giulio Tavaniello. Thank you.
fatta apposta. Portate tutto il pubblico dietro. Chiediamo adesso ovviamente a Gianluca. Allora, ho notato che a livello sonoro sei maturato, nel senso che è un po' più corposo. Non so che se è l'acustica di oggi. Che cosa è il suono? A livello sonoro. È cambiata più di qualcosa. Appunto dico. Sì. Migliorata la qualità sonora, intendo questo. Sì, no, è migliorata, cioè ho cambiato più di qualcosa, voglio dire. Quindi mi fa piacere, voglio dire, questa cosa, no? Non so se la condividi, ma a questo punto sì. Sì, sì. Ma che vuol dire, tecnicamente cambiato qualcosa? O le corde, che ne so io. No, no, è proprio a livello di posizione. Sei andato pure un po' sul polpastrello, magari, su qualche no, modo in semplicemente ho semplicemente abbassato il polso. Ho cambiato un po' la posizione della mano destra. Perché era un po', ti confesso, nel percorso che abbiamo seguito nei tuoi confronti, rivedendoci anche le varie volte che ti sei esibito, era l'unica cosa che mancava fondamentalmente adesso, no? Perché maturità musicale l'hai dimostrata, competenza nella gestione dei brani c'era, mancava un po' di sonorità. E ho visto che poi gli effetti di colore diverso, spostando anche la mano, sono venuti, sono stati più chiari, no? Quindi lo vedo un miglioramento. Il brano è venuto nettamente meglio rispetto all'altra volta, perché ho avuto anche più tempo di elaborarlo, quindi va bene, va bene. Mi è consentita la frettura e ha spostato il gomito, perché si è esercitato molto con me a dare di gomito, ha spostato il polso, no? Sì, sì. Si è esercitato a dare di gomito, esatto, nel testo di Brancati. Si fa per dire. Sì, a parte bravo. Tutto, non ho capito, hai trovato occasione in queste settimane di cambiare, di rivedere qualcosa tecnicamente proprio in funzione dell'esibizione? In funzione, diciamo, ho rivisto qualcosa in generale. Cioè, che dato, dato che mi devono ascoltare, adesso mi metto a studiare tecnicamente. No, no, facci è capire. Che, diciamo, ho visto altre persone, diciamo, altri esecutori, preso ho spunto. Sentito anche altri maestri, insomma, e loro mi hanno consigliato di fare questo cambiamento. No, per visto che il concorso è notato, capito? Ecco perché sì, sì, no. ci interessava capire. Va bene, ci vediamo in finalissima. Okay. Va bene. Aspetta, dobbiamo ricordare il codice. Dobbiamo fare l'appello all'altra parte del pubblico che lui ha lasciato a casa, perché non sono potuto venire tutto. Li ricordo che il codice di Giulio è lo 04 e il numero che dovete comporre è lo 899-0303-39. Quindi votate lo Fossalto e tutto quello che le ha piaciuto. Questo è l'ultimo televoto, va detto. Sì, sì. Quindi è l'ultima chance che avete per portare avanti il vostro preferito. Il televoto è aperto fino a sabato prossimo, fino alle ore 12. Grazie Giulio, ti puoi accomodare? Cambiamo strumento adesso. Sì, sì, pure paese, andiamo a Campomarino con Michele Perlino. Michele, applauso. Ecco Michele. Tu non hai portato le tue panze. No. È andato avanti Giulio. Oggi. Anche tu hai avuto delle letture da portare col professor Sacchetti e sono curiosa di vedere come ti sei comportato. Vediamo. Tutti i cappellini. Tu ti sei messo anche il berretto d'Antoni. Sì, sì. E qui ti devo fare da padron Toni, naturalmente, il nonno. Ci sto bene a fare il nonno. Orsù, che c'è di nuovo? C'è che sono un povero diavolo, ecco cosa c'è. Ma che novità? E non lo sapevi? Sei quel che è stato tuo padre e quel che è stato tuo nonno. Più ricco in terra chi meno desidera. Meglio contentarsi che lamentarsi. Bella consolazione. Almeno questo... Bella consolazione. Si deve sentire il né finale. Bella consolazione. Orsù, che c'è di nuovo? C'è che sono un povero diavolo, ecco cosa c'è. Beh, che novità, e non lo sapevi. Sei quel che è stato tuo padre e quel che è stato tuo nonno. Più ricco in terra chi meno desidera. Meglio contentarsi che lamentarsi. Bella consolazione. Almeno non lo dire davanti a tua madre. Mia madre, era meglio che non mi avesse partorito mia madre. Sì, sì, meglio che non t'avesse partorito, se oggi dovevi parlare in tal modo. Ebbene, io faccio per lei, per voi e per tutti. Voglio farla ricca mia madre, ecco cosa voglio. Adesso ci arrabattiamo con la casa e con la dote di Mena.
Poi crescerà Lia e un po' che le annate andranno scarse, saremo tutti nella miseria. Non commentare. La storia è di scienza che commenta. Sì. Il rosso, gli devo far fare rosso malpelo a lui. Di vero. Vai. La storia è una monotona ripetizione. Gli uomini sono stati, sono e saranno sempre gli stessi. Le condizioni esteriori mutano. Certo, tra la Sicilia di prima del 60, ancora quasi feudale, e questa d'oggi pare ci sia un abisso. Abbiamo visto che sei entrata nel personaggio, tutti con tutto il cappello. Si è calato nella parte, vero Roberto? Sì, sì, non ci sarebbe nemmeno bisogno di commento, è venuto impegnatissimo e preparatissimo. E lì era, aveva già la coppola, sì, già pronto. Per fare sicuro dei malavoglia, lui era il nipote Ntoni che parlava col nonno, naturalmente ero io il nonno, padron Ntoni, e cercava di dire al nonno che era stufo di fare quella vitaccia e che voleva cercare l'avventura per arricchire o per stare un po' meglio. E ha recitato bene. Poi l'altro testo invece era da Federico De Roberto, i Viceré, era con Salvo Uzeda che parlava con la zia. Qui non me la sono sentito di fare la zia, la vecchia zia, che lei faceva capire più o meno, questa ve la racconto un po' per istruirvi semplicemente, che bisognava dopo l'unità presentarsi in Parlamento, loro proprietari terrieri, per farsi eleggere e presentarsi alle elezioni, per farsi eleggere e diventare poi in Parlamento quelli che difendevano i loro interessi di proprietari. Così è andata l'Unità d'Italia. Così sono andate le vicende parlamentari per tutta la fine dell'Ottocento e così vanno ancora dopo il 2000, che cioè i vecchi proprietari, i vecchi ricchi, i vecchi benestanti, i vecchi privilegiati continuano ad essere i privilegiati, sono sempre loro a difendere i loro interessi in Parlamento. Comunque lui è stato molto bravo. Grazie. È vero. Grazie Roberto. Vedo l'assolo di violino, quindi hai scelto anche il brano scelto pensato dai giurati per te. Allora facciamogli un grande applauso anche a Michele, è arrivato il tuo momento. Bocca al lupo, Michele. Thank you.
Abbastanza bene, però comunque potevo suonare meglio. Chiediamo a Gianluca un parere tecnico. Sì, allora, nettamente migliore rispetto all'altra volta questa giga, assolutamente. A cominciare dall'andamento, ma proprio come padronanza proprio del brano. E questa è una giga, adesso si può dire, l'altra volta non si poteva dire. Approvato dalla commissione danza. Approvato dalla commissione danza. Ho percepito bene alcune dinamiche che hai fatto, in alcune parti dove si ripeteva lo stesso frammento veniva fatto ad eco, quindi va benissimo come esecuzione. Anche l'arco mi sembrava abbastanza, diciamo così, consono anche dal punto di vista del vibrato, il suono tenuto, liscio, pulito. Alcuni passaggi sono sporchi ancora, però teniamo conto che è veramente un brano questo complesso, che si fa tra l'altro come i ragazzi che hanno suonato la chitarra, no? Che sono in finale con te, sono brani molto più avanti dell'età che avete di studio. Credo che un settimo, ottavo anno. Questo è un pezzo che si porta a compimento medio, cioè all'ottavo anno di violino, quindi, all'esame di ottavo. Voglio dire, quindi sono piacevolmente colpito, ma non più di tanto, cioè nel senso, sapevamo che come finalisti siete abbastanza forti. Sistema chiaramente le piccole sporcizie che incombono ogni tanto, soprattutto nella seconda parte, la prima era un po' più sciolto. Questi sono brani che hanno bisogno di una concentrazione duratura, ecco perché una certa maturità aiuterebbe di più, però diciamo che ottima interpretazione. Grazie. Bravo Michele. Questa guarda dritto era... lì, dobbiamo ricordare il codice. Questo era il parere del nostro direttore artistico Gianluca Greco, però voi pubblico di casa pure avete la sua, la vostra. Potete chiamare all'899-0303-39, quindi le ricordo che il codice di Michele è lo 05, quindi votatelo, votatelo, votatelo. Grazie Michele. Grazie Michele. Bueno, te tocca a te dire il nome, perché ho avuto un disastro la scorsa puntata. Da Campomarino passiamo a Vinchiaturo con Fabrizio Di Scienza. Vieni Fabrizio. Prima di vederti all'opera, quindi con la chitarra, vediamo la lettura fatta col professor Sacchetti. Devi allungare le pause, perché così chiudi la lettura. Sai, di questo racconto parla di un vecchio che è andato a pesca, sì, e torna sempre senza niente. Sempre senza niente, deluso. Era un vecchio che pescava da solo su una barca a vela nella corrente del golfo ed erano 84 giorni ormai che non prendeva un pesce. Senti, proviamo a rileggere soltanto i primi tre righe. Scandisci bene le parole, eh? Era un vecchio. Era un vecchio che pescava da solo su una barca a vela nella corrente del golfo. Ed erano 84 giorni ormai che non prendeva un pesce. Nei primi 40 giorni lo aveva accompagnato un ragazzo, ma dopo 40 giorni passati senza che prendesse neanche un pesce, i genitori del ragazzo avevano detto che il vecchio ormai era decisamente e definitivamente salato. Adesso passiamo a quell'altro con lui. Qui siete. Spesso il terreno è una pergamena sulla quale un criminale lascia involontariamente la sua firma. Per esempio, che cosa leggiamo da queste impronte?
che sono due volte più profonde delle altre, maestro. Bene, ricominciamo. Che sono due volte più profonde delle altre, maestro. Dovete scandire i finali di parola. Spesso il terreno è una pergamena sulla quale un criminale lascia involontariamente la sua firma. Per esempio, che cosa leggiamo da queste impronte? Che sono due volte più profonde delle altre, maestro. Bravo Fabrizio! Come è andato, Roberto? Ma nonostante l'apparenza è andato abbastanza bene, specie nella lettura del Vecchio e il Mare. Quello era un brano dal Vecchio e il Mare di Hemingway. Ha scandito bene le parole, ha separato e si è fatto sentire nella seconda lettura meglio che nella prima. Quello che abbiamo visto dopo era invece era un altro piccolo momento del duetto con Tavaniello. Lui Guglielmo da Baschero, lui Tavaniello e lui invece di scienza Adso da Melk. Perché poi dovete sapere, sempre per istruirvi un poco, che non a caso si cita Sherlock Holmes, perché Guglielmo nel Medioevo viene chiamato da Baskerville, che è un nome di un romanzo di Conan Doyle con Sherlock Holmes protagonista, e Adso è niente altro che quel Watson al quale appunto Sherlock Holmes dice sempre elementare Watson quando gli spiega come vanno le indagini, ma voi non sapete manco chi è Conan Doyle e quindi è inutile. Lo sa, bravo. Ha già lui studiato al classico. E quindi, anzi, lui avrebbe potuto fare, abbiamo già detto anche Rosso Malpelo, perché era nel personaggio. Ricordo soltanto dal Vecchio e il Mare di Hemingway, se mi consentite ancora qualche secondo, che lì è veramente l'indagine sulla solitudine di un uomo che cerca tutti i giorni di pescare qualcosa, non pesca mai niente, quando torna appunto è una disgrazia, una tragedia vederlo così, però quel giorno ha pescato un enorme pesce, ma pur avendo faticato tanto per trattenerlo, poi quando arriva il pesce non c'è più perché l'hanno mangiato gli altri pesci vicino alla sua barca. Caro Di Scienza, come ho detto io. Come l'hai chiamato tu quell'altra volta. Auguri per la tua, in bocca al lupo per la tua esibizione. Come attore ti dovrai ancora fare. Devo dire. Vabbè, ma con una lezione non per si poteva pretendere tanto. Fabrizio, per questa esibizione che brano hai portato? È quello assegnato dalla giuria, quindi via Lobos. Okay, io direi di sentirti suonare, quindi per voi Fabrizio.
bravo, bravissimo. Come ti è sembrata? Ma più o meno. Più o meno. Gianluca. Ah, più o meno. Allora, sto scherzando ovviamente. Ma devo dire che a te, come musicista intendo, perché possiamo parlare di musicisti ormai, quello che manca è proprio la parvenza che tu assumi. Cioè, nel senso, stavolta sei anche migliorato dal punto di vista dell'esecuzione globale, intendo anche la partecipazione, perché non dimenticate che stiamo facendo un concorso televisivo. Magari negli altri concorsi non è che si guarda il viso, qua dobbiamo tener conto di tutto, perché dovete essere esposti in prima linea poi. E devo dire che stavolta sei stato un po' più attento, perché l'altra volta ti grattavi, un po' facevi con la bocca così, simpaticamente, era bello, però adesso è il momento di dimostrare la vostra professionalità e direi che nel tuo caso c'è tutta. Quindi davvero complimenti. Onestamente non so scegliere tra le due volte che hai eseguito questo brano assegnato dalla giuria qual è stata la migliore. Sicuramente il livello portato è abbastanza alto. Rimane sempre quella spada di Damocle o punta di diamante, ti ricordi quel punto famoso delle sestine? Dopo il poco meno mosso, stavolta devo dire era un po' più chiare rispetto all'altra volta, quindi ancora meglio, insomma. E sostanzialmente direi che sarà dura scegliere il vincitore. Non so che dire. L'applauso del pubblico ha parlato per te. Il codice. Sì, pubblico di casa, se lo volete vedere un'altra volta in la finale, quindi dovete fare il numero 899-0303-39, digitate il suo codice che è lo 06, quindi vi raccomando 899-0303-39. Applauso pubblico per Fabrizio. Grazie. E abbiamo un altro chitarrista, quindi l'ultimo della categoria classic, è Giorgio Eliseo. Vieni Giorgio. Facciamo un applauso anche a Giorgio. Come abbiamo detto a inizio puntata è infortunato, quindi per questa puntata è meglio non sforzare il braccio sinistro, però rivediamo la tua esibizione con il cavallo, col brano assegnato dalla giuria. Vediamo. Alla finalissima speriamo bene tu porterai un brano nuovo. Gianluca. Sì, no. Per quanto riguarda, no, perché pensavo di non dover esprimermi sul video.
Giorgio ormai l'abbiamo conosciuto tutti quanti, praticamente quello che ci ha colpito principalmente è la dote musicale che ha, un'espressività naturale, forse neanche ancora sa lui stesso di averla, ma è un pregio questo, voglio dire, no, spontaneo, però dal punto di vista musicale molto chiaro, è una cosa molto importante. Io penso, e qui possiamo coinvolgere tutti i ragazzi direttamente, se siete d'accordo. Sì, ragazzi, alzatevi in piedi un attimo. Che devo dire svelare un piccolo segreto, che non è un segreto. Noi le altre volte, la scorsa finale, bene o male ci avevamo già chiara la situazione alla fine dell'esibizione. Nella vostra categoria no. Perché è veramente difficile capire. Io credo che la palla debba passare a voi, nel senso che nella finalissima vorremmo sperare di capire dove indirizzare innanzitutto il vincitore di categoria, ma cercare in qualsiasi modo di non penalizzare nessuno. Devo dire, farei un applauso a questi ragazzi perché veramente se lo meritano. Non so se voi già avete in mente cosa fare, non lo voglio sapere qui nella finale, se riproporre qualcosa di già suonato, qualcosa ex novo. Siete liberi chiaramente di farlo, siete quattro, le posizioni sono tre. Quindi in bocca al lupo e veramente sarà dura. In bocca al lupo ragazzi. Giorgio resta qui, voi vi potete accomodare perché noi dobbiamo ricordare al pubblico di casa che come lui non ha fatto l'esibizione qua, però avete visto il video, quindi il suo codice è lo 07, quindi dovete chiamare al numero 899-0303-39, vi ricordo il suo codice è lo 07, quindi votatelo. Sì, sì. Grazie Giorgio, noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi. Siamo quasi in conclusione di puntata, ricordiamo però tutti i codici dei ragazzi per voi a casa e mi raccomando dovete sostenerli, questo è l'ultimo televoto, quindi prego Carina. Ok, iniziamo con Chiara Serago, lei è stata la prima Ok, iniziamo con la prima danzatrice della sera che è stata Chiara Serago, lei ha il codice 01, quindi vi raccomando 899-0303-39, viene da Campobasso. Segue Laura Esposito con lo codice 02, quindi vi raccomando 899-0303-39. Se le è piaciuta la sua esibizione, votatela, codice 02. Per concludere con la danza, si chiama Alessia Ricchi. Quindi vi raccomando, 899-0303-39, il suo codice è lo 03, viene anche lei di Campobasso, tutte e tre. Iniziamo con Giulio Tavaniello, codice 04. Ecco i fan di Giulio, il pubblico, 899-0303-39, il suo codice è lo 04, votatelo Fossalto. Adesso andiamo a Campomarino con Michele Perlino, codice 05, quindi vi raccomando 899-0303-39, votatelo, Michele Perlino, codice 05. Qua lo deve dire Samantha. Passiamo a Fabrizio Di Scienza che viene da Vinchiaturo, per lui il codice è lo 06, quindi 899-0303-39, subito dopo lo 06. Ho un problema tecnico con il tuo cognome. Per ultimo abbiamo a Giorgio Eliseo, codice 07, quindi vi raccomando 899-0303-39, votatelo, codice 07. Grazie a tutti, siamo davvero in conclusione di puntata e questa è l'ultima puntata che noi facciamo qui negli studi di Molise TV, perché come sapete la finalissima del 22 sarà al Cinema Maestoso, quindi un grazie sicuramente all'editore, un grazie alla regia, in particolar modo a Giuliano Ricella e grazie a tutti voi tecnici che siete dietro queste telecamere. Sì, noi, tutto il pubblico che ogni martedì ci aspetta in casa, incollati al vostro televisore, un milione...
Mille non grazie a tutti. La finalissima. Sì, sì, importante. I votati ragazzi 899 0303 39. Ci vediamo il 22.